Il cinema come strumento di reinserimento sociale. Questo è il messaggio del documentario Prove di libertà, Roma, quelli dell'articolo 21, regia di Carlo Bolzoni e Guglielmo Del Signore, presentato al Museo Maxxi nel contesto del Festival del Cinema di Roma, che racconta la riqualificazione del verde urbano della capitale attraverso una riqualificazione umana e sociale di alcuni detenuti volontari del carcere di Rebibbia. Il progetto, durato 6 mesi e ancora in corso in alcune zone, fa seguito all'accordo Lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale del 26 marzo scorso, siglato tra Roma Capitale e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Un progetto non unico ma raro, prezioso per diverse ragioni. Sono molto lieta di essere qui al Maxxi ad assistere alla proiezione di questo docufilm importantissimo, perché raccoglie un'esperienza che ritengo molto importante per noi, un'esperienza in cui i volontari detenuti hanno dato una collaborazione straordinaria alla città e veramente anche noi ci siamo confrontati così come i cittadini con loro e hanno portato un grande contributo che noi speriamo possa anche proseguire per il futuro. La mia impressione è che questo progetto abbia avuto un impatto forte nella città di Roma. L'intervento proprio fisico dei detenuti è stato abbastanza concreto. Molte più persone dovrebbero entrare anche soltanto un poco di più a contatto con queste realtà per riuscire a capirle, a dargli il valore che veramente, il valore e l'importanza che veramente dovrebbero avere all'interno della società. E servono a dare una speranza che, fuori da quelle mura e sbarre, il mondo non si sia dimenticato di loro. Perché, come ricorda la garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni, perdere la strada e ritrovarsi catapultati dall'altro lato non è poi così difficile. L'importante è trovare una mano, tesa in aiuto, che ci aspetta.